Simone e poi chiuderemo appunto il 25 con il concerto di San Bartolomeo. Questo insomma è tutta la storia del nostro paese, ma c'è tanto da dire. Ma prego, poi insomma la festa comunque al primo posto delle prove di ieri e delle altre manifestazioni della serata, perché ricordiamo, mentre qua vediamo perché Lauretta mia che era anzitutto sul trattato ha impressionato, il primo colpo d'occhio è stato decisamente ottimo e fantastico. Lauretta mia come tanti al tour, vediamo la curva del Cristo che è in essere sulla salita di Montecavallo, sembra nata per questo trattato, vedremo quest'oggi che cosa si farà vedere per il rione Casenove. Perché il quartetto troviamo in Cina dove ieri sera è stata l'investitura a cui condizionato il nostro Federico Dessi, e tra le altre cose anche oggi prenderà i tempi. Federico, ci sei? Sì, Francesco, proprio tu, perché abbiamo trovato degli esperienti. La sede della cerimonia del passaggio di consegne dai presidenti e capitani della consegna delle tube e della consegna delle tube ai lattini proprio qua, nella piazza del monumento, e con l'aiuto della tribuna e degli ampi spazi il pubblico è stato numerosissimo. Anche perché sai, sale l'emozione. E io ci tengo sempre a dire che Rossignone si presta scenograficamente ad ogni tipo di manifestazione, così come il Carnevale e il Mortiamoto vivono un tracciato che, come dicevo, è riferente alla zona palestina, quindi il rinascimento puro grazie alla famiglia Farnese che l'ha avuto, come dire, a titolo di città. Questo, grazie alla bolla pontificia, il Papa ha benedetto XIII. Questo significa che Rossignone ha grande stare a esplorare, circondato da quelli che sono i Monticini, è veramente una perla nella Russia, e in questa perla si trova lo smerato più bello, che è il Tanto di Vito, che propone come meta turistica sempre di più, e questo l'abbiamo vissuto proprio in questi giorni attraverso quelle che sono un po' le recensioni, soprattutto i feedback che ci hanno dato tutte le strutture vicentive, quindi via via i ristoranti, potete ricambiare la nostra gastronomia, perché i ristoranti erano tutti sold out, quindi in questo ne siamo veramente, veramente lieti. Continuano ad arrivare cavalli, Violet Le Duc e Baronessa, scusate, la grida Baronessa, una delle cavalle esperte del trattato che ha già partecipato alle corse a vuoto. E poi è il turno dei cavalli di Monumento, Tornata, che sarà via nella seconda, e laggiù incontro vedo Canonista subito nella prima batteria. E Borgheria, se mi permetti il termine. Quindi sentire il comandante dei carabinieri se ci dà il via libera. Fatti fuori con una traiettoria strepitosa alla curva del Cristo. Ecco, questo è stato uno dei momenti più belli, più intensi ieri, perché sono loro i protagonisti delle corse a vuoto. Bene, quindi il mossiere Andrea Calamassi con Zaminde, Sant'Anna, sempre io, Madonna di Loreto, zia Zelinda, Alla Giulida per Case 9. Eccoci qua, quindi il canapo che viene teso, il mossiere che si prepara allo sgancio di prova. Allora, ci siamo, quasi tutto pronto. Questi sono momenti veramente di confidenza attesa. Dunque, ci siamo, stanno entrando in cavalli, tana grande, molte cavalli, non andiamo a finire, per favore, finire il tempo, la voglia, molte cavalli, la voglia di
e un giro. E c'è poi ne dalla mossa a tutti con Giamini, Cavalli se piano non la gira ancora, aspetta. Ricordatevi che questo è l'ultimo cancelletto della frente della vita. Andiamo di Capusta. Piano che per via. Vai via!